Il Movimento 5 Stelle ha due persone, Grillo e Casaleggio, che definiscono l'orientamento collettivo. Poi, quando si tratta di discutere sui territori, comincia questo dibattito infinito tra anime molto diverse. Cioè, è facile dire non siamo né di destra né di sinistra quando devi andare a scegliere, però le scelte puoi chiamarle come vuoi, ma puoi fare una scelta che sia per la scuola pubblica, per l'università pubblica contro le banche, o puoi fare una scelta di segno opposto. E lì viene fuori una sensibilità che necessariamente presuppone un contenitore. Quel contenitore il Movimento 5 Stelle non ce l'ha e quindi si disintegra. Il Partito Democratico è fatto esattamente al contrario e quindi ha una struttura che è in grado di sostituire, che questa è la vera grande forza che ha avuto il Partito Democratico tra i mille errori, le mille fesserie che ha fatto in questi anni, cioè la capacità di sostituire i leader, che è stata una debolezza da un certo punto di vista, perché siamo in un